riformulo gli auguri al San Tommaso e al Giuliano che sono approdate nella massima serie del campionato dilettantistico della Serie D. Mi dispiace per le altre due che erano passate alla fase nazionale, l'Aglopoli e il Gladiator, che non sono riuscite ad andare oltre i playoff nazionali. Per quanto riguarda il programma, come già detto in assemblea, creiamo, costruiamo quella che è la base del calcio campano, la formazione del calcio è la base del calcio campano per crescere e far sì che la Campania diventi sempre più forte con un maggior numero di squadre. Presidente, con i fuori quota in eccellenza in promozione e bloccati, nel senso un 2002-2001, e con le 18 squadre in eccellenza dovrebbero essere campionati forti, ma sicuramente campionati di alto livello. Il consiglio direttivo che si terrà questa settimana delibererà per i due gironi a 18 e quindi poi sul comunicato numero 1 verranno indicati quelle che sono, che è la formula del campionato di eccellenza. La promozione resterà invariata, variamo quelli che sono gli under, un 2002-2001 per far crescere sempre quella che è la juniores. Poi se ci sono talenti saranno stesso i loro allenatori a schierarli in campo.